Allora, eccoci con un nuovo video. Oggi è l'8 luglio. Un risveglio un po' bizzarro, infatti come vedete devo ancora fare il letto, ma lo farò fra un po' perché stamattina mi sono alzata, sono andata a fare colazione e mi sono imbattuta nella posta che Mauro mi ha ritirato e c'era il catalogo del Bimby. Praticamente quando ho acquistato il Bimby c'era in omaggio l'abbonamento. Quindi mi è arrivato il primo libro a casa, mi sono messa a letto e mi sono sfogliata questo libro di ricette, giusto perché fanno bene alla mia dieta. E vabbè, no, non sapevo cosa fare, ho detto mi sfoglio un po' questo giornale. Poi, mentre sfogliavo il giornale, mi è venuto in mente che dovevo compilare un foglio che mi serviva per un'altra cosa e avevo bisogno della carta d'identità. Quindi mi sono alzata di scatto, perché mi è venuto in mente proprio all'ultimo momento, mi sono alzata di scatto e sono andata a prendere la borsa, il portafoglio e la carta d'identità sparita. Ho cercato ovunque, ho cercato in tutte le borse, ho cercato in tutte le buste che ho, niente, carta d'identità completamente smarrita. Così cosa ho fatto? Presa dal panico, ho chiamato subito una mia amica che lavora in questura, è anche abbastanza importante, e l'ho chiamata per chiederle un attimo cosa avrei dovuto fare, perché non mi è mai successa questa cosa. Quindi lei ovviamente mi ha detto quello che devo fare, la denuncia, e poi andare in comune, eccetera, eccetera, eccetera. Così mi sono vestita super veloce e ho preso le prime cose che mi capitavano, mi sono fatta proprio un trucco base e sto per uscire, sto per andare in questura a fare la denuncia, perché ovviamente va fatta. E poi mi toccherà andare anche in comune, infatti anche lì ho già provveduto a chiamare un'amica che lavora in comune e mi sono fatta un attimo spiegare e mi ha dato l'appuntamento, ci vediamo stamattina lì direttamente in comune e quindi cercherò di sbrigare tutto in mattinata e non ci voleva, assolutamente non ci voleva questa giornata in questura perché so già che boh, la mia mattinata sarà persa. Adesso faccio veloce il letto perché già uscire così per me è un incubo, perché comunque pensavo di alzarmi con calma, di fare le mie cose, di pulirmi la casa, di sistemare due o tre cose che devo sistemare in cameretta e invece non riesco a fare proprio niente. Sicuramente non riuscirò a poi fare proprio niente in tutta la mattinata, perché per queste cose qui, anche se vanno un pochino più veloci, però comunque perdi tempo. Quindi adesso faccio il letto e poi scappo in questura. Sono arrivata a casa adesso, sono marcia, marcia, marcia. Tra l'altro il tempo è brutto, ma fa caldo pazzesco. Ecco qua, nel frattempo sono andata a fare un po' di compere, avevo bisogno di un po' di detersivi e nel frattempo mi sono persa a prendere delle cose. Adesso vi faccio un po' vedere quello che ho acquistato.
Sono riuscita a fare tutto, sono riuscita a fare la denuncia, sono riuscita a fare la carta d'identità, tra l'altro ho speso un sacco di soldi perché la carta d'identità adesso c'è quella elettronica e quindi mi è costata un sacco di soldi, dovrebbe arrivarmi fra un po' di giorni per posta, vediamo. Quando arriverà, spero mi arrivi prima della partenza delle vacanze, ma credo di sì perché ho parlato con questo signore che me l'ha fatta, mi ha detto che hanno velocizzato un po' i tempi e che dovrebbe arrivarmi, quindi incrociamo le dita. Adesso vi faccio vedere quello che ho preso, così tolgo tutta la roba dalla borsa e poi finalmente mangio perché ho fame. Adesso vi faccio vedere tutto quello che stamattina ho preso. Allora, sono andata in un negozio che c'è qui da noi che si chiama Max Factory e è uno store dove vende tantissime cose e ho preso, allora, questa tovaglietta qui con gli unicorni, non potevo lasciarla lì, l'ho vista spuntare, ho detto è mia, mi piaceva tantissimo perché vabbè, ci sono gli unicorni, sapete che io da questo lato qui sono molto bambina e ne vado fiera. E niente, ho visto gli unicorni che mi piacciono tanto, poi riprendono proprio i colori della cucina, questo azzurrino, il rosa, il bianco, quindi non potevo lasciarla lì, sarà adatta per le mie colazioni. Poi ho preso un po' di detersivi perché c'era uno sconto, allora ho preso questo Dixan, qua c'è scritto nuovo, pulito e liscio, tecnologia pulito profondo, distende le pieghe già durante il lavaggio, quindi facilita il fatto poi di dover distirare i panni, ma io non stiro, quindi per me questo è un valore aggiunto. Così ho voluto provarlo perché a me il Dixan piace molto e quindi ho voluto provarlo, il profumo è buonissimo, vediamo poi come si comporta. Poi, rimanendo in tema detersivi per la lavatrice, ho preso il Sole, questo qua per i colorati, così il classico. L'ho già preso, mi piace tantissimo e l'ho ripreso. Io annuso sempre tutto. E poi ho preso due ammorbidenti. Allora, il primo è questo qui. Mon Amour, che è buonissimo, ormai lo conoscerete se mi seguite, sapete che io ormai uso solo questo e mi piace tantissimo, e ne ho preso un altro ma ho voluto provare l'altra profumazione che sinceramente non ho mai provato ed è questa qua, non azzurra ma color ambra, infatti è oro e argan, è buonissimo il profumo, l'altro secondo me è spaziale, ma ho voluto dare una possibilità anche questo qua a provarlo, ce n'è un sacco dentro, infatti spero mi piaccia perché sono confezioni da 45 lavaggi e c'era lo sconto, adesso guardo, allora il Dixan liquido veniva questo qua 2,99 euro. Poi il Sole invece l'ho pagato, questo qua l'ho pagato 2,19 euro e il Felce Azzurra Mon Amour invece l'ho pagato 2,99 euro, però è un flacone da 45 lavaggi, quindi da un litro, direi fantastico. E poi ho preso una cosa che mi ha incuriosito tantissimo, l'ho preso per il pack, sinceramente, anche se è un prodotto che io già utilizzo, ed è il Quasar Vetri Mignon. Quando l'ho visto ho detto no, lo voglio prendere, ho guardato, c'era solo per i vetri, però è fantastico perché è fantastico perché è piccolo, 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 piccolo. Io l'ho preso perché mi piaceva e poi perché lo metterò in macchina. Questo qua lo terrò per i vetri della macchina perché ogni tanto succede che qualche bambino ci lascia le manate. Carico magari a figli di amiche o pietre mie, mi lasciano le manate sui vetri e quindi questo qua è un'ottima soluzione per avere sempre i vetri puliti. E questo qua l'ho pagato 0,99, mi piaceva e l'ho preso. Poi, adesso vi faccio vedere invece una cosina d'abbigliamento, che quando l'ho vista ho detto, ma
Vediamo, in realtà sono arrivata a casa e l'ho subito provata prima di venire qui in cucina e farvi vedere l'haul, perché se non mi fosse stata bene non ve l'avrei fatta vedere. In realtà mi piace tantissimo, anche perché sto perdendo un po' di chili, ne ho già persi 5,5, quasi 6, e quindi sono contenta. Allora, insieme a questa cosa che vi faccio vedere adesso, c'era questa magliettina con scritto sto nervosa. Ne ho già un'altra uguale, però pazienza, questa qua magari la tengo da stare in casa e l'altra invece la tengo da uscire, perché hanno tutte e due la stessa scritta, però però in questa cosa qui c'era abbinata solo questa scritta, quindi l'ho dovuta prendere per forza. E beh, questa cosa qua, questa meravigliosa salopette, guardate un po', bellissima, praticamente rimane così sotto il seno e il pantaloncino corto. Mi piace perché, allora, mi spaventava un po' il fatto di questo elastico che c'è in vita proprio sotto il seno, ma ho scoperto ancora di più provandola che i fianchi mi sono andati giù, finalmente mi sono andati giù i fianchi, e quindi anche se ha l'elastico qui in vita non fascia e sta benissimo, quindi sono contenta. L'ho presa perché, non lo so, avevo voglia di avere qualcosa un po' di comodo e di carino, un po' più, non so, non solo i soliti pantaloni lunghi che io sono abituata a mettere, ma perché mi trovo proprio comoda. Io non mi sento a mio agio, non perché io mi veda chissà come, è proprio un fatto di estetica. Mi piace utilizzare pantaloncini, gonne corte per andare in giro, metto magari dei vestiti, quello sì, però cose corte non mi fanno impazzire, almeno le metto un po' di più magari d'estate quando le gambe proprio tanto abbronzate, allora magari qualche gonna corta la metto, qualche vestitino corto lo metto, quello sì. Però non lo so, quando ho visto questo qui ho detto è proprio il mio stile, perché a me piacciono queste cose un po' originali, e il pantaloncino non è cortissimo, quindi non è da teenager, ma è anche da persona un po' più avanti con l'età, non che io sia vecchia, però ovviamente non ho 20 anni, però mi piace tantissimo, quindi sono molto 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 soddisfatta. Questo è l'haul che ho fatto, adesso vado a riordinare tutto. Tra l'altro volevo dirvi che finalmente è pronta la lavanderia, yeah! Prontissima, mi manca solo una cosa da fare che la farò insieme a voi fra pochissimo, e poi Mauro mi deve montare l'ultimo pezzo e poi la lavanderia è finita. Meno male, non vedo l'ora di mostrarvela, e penso di girare il video in questi giorni qua, quindi penso di mettervelo online se no domenica, martedì se riesco, perché praticamente è terminata. Mi manca in realtà, mi sono resa conto che vorrei mettere un'altra cosa, altre due cosine, ma posso farle anche più avanti perché non ne ho adesso una grande necessità, è una cosa in più per avere ancora un pochino di spazio, ancora un po' più di spazio. Sto cercando di sfruttare tutti gli spazi possibili proprio per guadagnare spazio e far sì che la lavanderia possa contenere tutto ciò che mi serve. Quindi sto valutando di aggiungere due cose, ma quelle di poi le faremo quando ritornerò da IKEA. Adesso vado a mettere a posto tutto e poi mangio e poi facciamo una cosa insieme. Ho finito di mangiare adesso, ma voglio farvi vedere una cosa, anzi voglio farvi notare una cosa. Che pigrizia di togliere la roba che avevo nella lavastoviglie, mi sono messa a lavare tutto a mano. Allora, innanzitutto ho tolto questo qui, non so se vi ricordate, dove avevo le spugne, perché ho deciso di spostarle, adesso non tocco più di tanto perché mi crollerà tutto, in questo vaso di IKEA, che sinceramente non utilizzavo più, ce l'avevo in lavanderia, l'ho trovato e l'ho messo al posto di quello lì grigio che avevo, in attesa di prenderne un altro che ho visto da IKEA ma che l'ultima volta mi sono dimenticata di prendere, avevo in mente di prenderlo e mi sono dimenticata. Questo è sicuramente più grosso rispetto a questo qua che avevo prima e quindi ci sta tutto in maniera più ordinata, precisa e più comoda. Comunque vi stavo dicendo che ho lavato tutta questa roba a mano, che
ho usato oggi e non so dirvi come ho fatto a utilizzare tutto. Ho fatto tutto ciò perché non avevo voglia di svuotare la lavastoviglie. Disfare la lavastoviglie è una di quelle cose che io detesto fare e quindi mi sono detta: perché mettermi lì e fare fatica? Togliere la roba che ho fatto andare ieri e mettere di nuovo tutto nella lavastoviglie. Lavo a mano, faccio un sacrificio, faccio veloce e lavo a mano. Poi mi sono messa una mano sul cuore, ho detto: ma no, dai, svuoto la lavastoviglie, apro e guardate un po', vuota. L'aveva svuotata Mauro, io non me ne sono accorta e mi sono lavata tutti i piatti a mano. Però vabbè, ormai è fatta. Allora, sono in lavanderia ma sto cercando di tenere la telecamera bassa per non farvi vedere un po' quello che c'è alle mie spalle. Non voglio spoilerare niente. Comunque, devo svuotare la lavatrice e mettere tutto nell'asciugatrice. Avrei steso fuori, ma sinceramente piovigina, quindi non mi fido. Potrei utilizzare lo stendino, ma siccome voglio provare una cosa, butterò tutto in asciugatrice. Perché la sera, quando siamo andati da lei, mi ha procurato il Mon Amour e è un profumo, ragazzi, spaziale, cioè veramente. Io l'ho tenuto in borsa e ho la borsa che profuma alla stragrande. L'ho messo anche in ingresso, perché quando sono arrivata poi l'ho tolto, l'ho appoggiato nel Kallak che ho nell'ingresso e mi ha profumato tutta la sala. Comunque, questo prodotto qua è un profumatore per armadi e per cassetti e c'è scritto anche per asciugatrice, quindi sono molto tentata a inserirlo nell'asciugatrice, quindi devo un attimo capire come funziona. Allora, profumatore sono nato naturale con risultato profumo intenso fino a 40 gradi, anche per asciugatrice fino a 8 cicli, pratico foro per appendino. Allora, asciugatrice, introduci il sacchetto in tessuto nell'asciugatrice, programma cotone per avvolgere uniformemente i tuoi indumenti in un vortice di profumo. Non utilizzare con macchine lavasciuga. Seguire le istruzioni del produttore. Allora, quindi andrò a metterlo direttamente nel cestello col programma cotone. Vediamo un attimo. Apro. Così lo butto dentro. Devo ancora pulire la vaschetta, quindi pulisco un attimo la vaschetta dai pelucchi. Messo tutto dentro, chiudo.
avete visto, è montato, c'è fatta, è completamente terminato. Adesso mettiamo i cassetti. Ho già aperto la struttura, come vedete ho un blocco così compensato, e andiamo a inserirlo nel Kallak. Riuscita a montarlo, tra l'altro è stata una faticaccia perché i cassetti non riuscivano a essere messi nella posizione giusta. Io non so se per il Kallak in verticale a due posti bisogna prenderne uno in particolare o no. Vi faccio vedere il motivo, perché vedete le cerniere mi rimangono in basso, non sono riuscita a trovare il modo assolutamente di mettere lateralmente. Comunque, per carità, va bene anche così, tanto è comunque da mettere in lavanderia, quindi l'importante è che ci sia la possibilità di metterci i detersivi. Ecco questa cena molto triste, ma Mauro gliel'accompagnerò con delle verdure gustose, perché sennò poverino, anche lui non è che può mangiare dietetico come me. Abbiamo finito di mangiare adesso, Mauro è fuori in giardino che si sta rilassando un po', io adesso vado a svuotare la asciugatrice che ha finito di lavorare. Sono già le 8:10 e ne abbiamo già mangiato, avevo una fame. Da quando faccio la dieta la sera mangiamo un po' come le galline, perché durante l'anno noi mangiamo tardissimo, mangiamo sempre intorno alle 20 alle 9, un quarto alle 9, perché abbiamo dei ritmi totalmente diversi. Adesso che sono in ferie riesco a cucinare durante il pomeriggio, riesco a fare qualcosa di più, quindi Mauro esce dal lavoro alle 7 e riesco a avere già la cena pronta per quell'ora, 7, 7 un quarto, e tra che ci sediamo a tavola sono sempre 20 alle 8, quindi per noi è prestissimo, però bene, almeno d'estate riusciamo a mangiare a un orario decente. Va un po' contro la mia dieta perché alle 10 poi ho già fame, però non importa. Allora, adesso chiudo qua questo vlog perché credo che sia già diventato lunghissimo. Tra l'altro oggi è uscito il vlog, quello dove vi ho un po' fatto vedere che siamo andati da Serena, vi ho fatto vedere un po' di cose, e mi ha fatto sorridere una ragazza che mi ha scritto un commento che diceva: wow Fede, che bello, quanti video, quanti vlog. In realtà sono come numero, sono come sempre, sono 3 video a settimana. È che magari vi sembrano di più perché, forse perché mettendoli così precisi, sembrano di più, in realtà sono sempre 3 a settimana. E sono molto contenta dei messaggi, messaggi sempre carinissimi, messaggi sempre bellissimi, e sono molto 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 contenta. Io con questo video concludo qui, vi mando
un grosso bacio per essere stati insieme a me anche oggi e ci vediamo al prossimo video.